il conduttore Matteo Gelmetti, io mi metto in modalità muta, vi ascolto, non vi sorveglio, non è il compito mio in questa fase. Vi ascolto e auguri a Matteo, a te. Sì, buonasera a tutti, grazie Adolfo. Farò una piccola introduzione del nostro ospite, quindi vi do anche il benvenuto a nome della Fondazione Fare Futuro a questa nuova lezione del corso di formazione che è nato nel 2020, che sta avendo un grande successo. E questo corso di formazione, come ben sapete, intende formare questo nuovo glossario per chi ha cuore di interesse nazionale, e all'interno di questo glossario questa sera tratteremo la parola negoziazione. E a trattarci della parola negoziazione abbiamo un ospite di riguardo, abbiamo l'ambasciatore Massolo, oggi presidente di Fincantieri, presidente anche dell'ISPI, ma con una grande carriera di diplomatico. Infatti ha iniziato la sua carriera da diplomatico nel 1980, come primo incarico fu proprio la Santa Sede. Non so se è un caso, ma nel 1980 nella Santa Sede avevamo un papa polacco, nel 1980 iniziava Solidarnosc e l'ambasciatore Massolo è nato a Varsavia. Quindi non so se questo è un puro caso o c'è stata volontà nel mandarlo come primo incarico presso la Santa Sede. Il secondo incarico è stato a Mosca, quindi capite bene che, essendo gli anni Ottanta, vuol dire che l'ambasciatore era un ambasciatore che aveva i numeri per poter andare a negoziare un rapporto con il blocco sovietico, che al tempo era un blocco che era totalmente antagonista al blocco occidentale. Importante tappa sempre nella carriera dell'ambasciatore è nel 2012, quando il Comitato Interministeriale per la Sicurezza lo nomina direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Quindi diciamo che accede a quella che è l'intelligence italiana nei massimi vertici. Quindi io lascerei la parola all'ambasciatore, utilizzando una frase di un americano che è stato proprietario di una squadra di football americano, che era Victor Kean, che diceva che l'informazione è la più grande arma di un negoziatore. Quindi credo che abbinare la diplomazia alle informazioni sia un punto di partenza importante per negoziare. A lei, ambasciatore. Grazie a Fare Futuro, grazie ad Adolfo Urso, a lei, dottor Gelmetti, per avermi introdotto. Effettivamente è bella questa formula di prendere a spunto una parola per poi analizzarne le varie implicazioni, e con un tema, un filo conduttore che a me è particolarmente sempre stato di interesse, e che appunto è il tema dell'interesse nazionale. Devo dire che anche un po' la mia carriera professionale, che è nata proprio alle origini nel privato, poi nell'amministrazione pubblica, sia in diplomazia che nell'intelligence, poi in una grande azienda e in un think tank di una certa importanza anche a livello non solo italiano, sono tutti modi che in qualche modo diversi, ma di servire l'interesse nazionale. Cioè, questo è un po' il filo conduttore che a me piace sempre sottolineare. La parola negoziato, ma indubbiamente lo spunto anche per la mia formazione è uno spunto che deriva dalle relazioni internazionali, ma evidentemente se ne possono trarre anche delle indicazioni di tipo più generale, perché si parte da una constatazione molto banale, cioè semplicemente che sia sulla scena internazionale sia sulla scena
europea e poi nazionale, molto semplicemente non siamo soli, no? Nel senso che dobbiamo fare i conti con una pluralità di soggetti, alcuni statuali, altri non statuali, una pluralità di interessi, tutto questo implica, costituisce una modalità che non può che essere, un'attitudine che non può che essere, diciamo, quella del negoziato. E io volevo qui, proprio nel tentativo di trarre delle indicazioni di tipo un po' più generale, fare due premesse e poi cercare di trarre rapidamente otto, non dico regole, ma insomma indicazioni per i naviganti, per così dire. Cioè, la prima premessa è in parte già contenuta in quello che dicevo, e cioè esistono interessi e valori differenti sia tra gli stati sia all'interno di uno stesso stato. Quindi in qualche modo fin dai tempi del Trattato di Westfalia 1648, che riconobbe diciamo in qualche modo la legittimità della coesistenza di interessi diversi, il negoziato è diventato una sorta di modus operandi strutturale di quella che è la comunità nazionale. In qualche modo si dice che la guerra è la continuazione della diplomazia o della politica con altri mezzi, ma in fondo è anche la continuazione del negoziato con altri mezzi. E in qualche modo è la premessa, il processo attraverso il quale si realizza quella sintesi politica, questo atto di sintesi che poi è alla base sia della definizione degli interessi nazionali, la presa in considerazione simultanea della diversità di interessi e di valori, sia poi, a seconda della qualità di questa sintesi, si realizza il rapporto attraverso il Parlamento e poi attraverso le elezioni fra chi è incaricato di fare questa sintesi, cioè i governi, e chi è il governato, diciamo così. La seconda premessa è, la sintetizzerei con la parola prospettiva. Perché con la parola prospettiva? Perché, guardate, io sono sempre stato un po' allergico quando si parla di grandi potenze, medie potenze, piccole potenze, l'Italia è una media potenza, ma io credo che esistono un paio di superpotenze, di grandi potenze, due in particolare, gli Stati Uniti e la Cina, con una terza che si candida, che è la Russia, e poi esistono tante potenze, dalla Germania in giù, tutti questi altri paesi non sono né grandi né piccoli né medi, sono semplicemente potenze. E qual è la differenza? La differenza è che l'interesse nazionale di una superpotenza coincide con l'estensione del mondo, ha una portata globale. Per gli Stati Uniti, per la Cina, ovunque accada qualche cosa, e qualsiasi cosa accada, ha una rilevanza per l'interesse nazionale americano o cinese. Mentre invece per le potenze hanno degli interessi settoriali, cioè in diretta proporzione al loro non essere, per l'appunto, superpotenze, non essere grandi potenze. La differenza è che alcune di queste potenze, diciamo, non super, ma alcune di queste potenze inquadrano il perseguimento dei loro interessi, diciamo, settoriali all'interno di una visione complessiva, all'interno di una consapevolezza maggiore di quali sono le dinamiche mondiali e di qual è il sistema delle relazioni internazionali. Alcuni lo fanno, altri invece hanno una visione più parrocchiale che si somma al fatto che perseguono interessi settoriali e con una visione settoriale. E questo evidentemente non aiuta, questo secondo atteggiamento, non aiuta la consapevolezza del sé, non aiuta la consapevolezza di quali interessi vogliamo perseguire se non sappiamo in realtà chi siamo, no? Cioè, come faccio a sapere cosa mi interessa se non ho la consapevolezza, non ho la visione di come mi colloco all'interno di un sistema. Quindi le mie due premesse sono, per l'appunto, uno, che
non siamo soli e c'è un conflitto di interessi ad ogni passo, e la seconda è che non si può fare, non si può muoversi nella realtà internazionale se non si ha la prospettiva, se non si inquadra i propri interessi in una visione settoriale. Sulla base di questo inizierei a costruire il nostro sistema di regole, diciamo così. La nostra prima indicazione ai naviganti è direi quella che è importantissima, e lo diceva il dottor Gelmetti prima: conoscersi e conoscere l'avversario o il partner o gli avversari, cioè conoscere anzitutto se stesso e conoscere le persone con le quali negozio. Le persone con le quali negozio, evidentemente, ho vari modi per conoscerli, evidentemente, inclusi quelli non convenzionali. E avendo lavorato per un certo periodo nell'intelligence, evidentemente questo è uno strumento per eccellenza che aiuta i governi a guardare nel buio, a vedere nel buio e quindi a conoscere, a valutare quelli che sono gli interlocutori. Ma poi evidentemente io devo anche, nel negoziare, sapere qual è il mio punto di atterraggio, e se poi saprò difendere il mio punto di atterraggio con i miei, nel senso che non basta conoscere l'avversario, devo anche conoscere la mia realtà all'interno della quale mi muovo, perché io posso arrivare ad una conclusione, posso concludere un negoziato e poi essere ferocemente destituito perché non sono riuscito a rendere sostenibile quello che ho negoziato con il mio fronte interno. E da questo punto di vista, evidentemente, ma qua si aprirebbe un dibattito molto lungo, sull'efficienza comparata sotto questo punto di vista di una democrazia, che sia parlamentare o presidenziale, e dall'altra parte le cosiddette democrazie guidate, per non dire di peggio, dove insomma certamente chi governa la Corea del Nord ha meno da preoccuparsi, anche se anche qualche preoccupazione pure Kim Jong-un ce l'ha, ma insomma meno da preoccuparsi nel proprio fronte interno di quanto non ne abbia un presidente del Consiglio di un paese europeo. La seconda regola, diciamo così, la seconda indicazione per un negoziato è il cosiddetto potere di coalizione. Come dicevo all'inizio, non andare da soli, nel senso che noi per l'appunto è finito il tempo in cui all'interno del sistema delle relazioni internazionali si era divisi in campi rigorosi, in cui uno era buono per definizione perché apparteneva ad un'alleanza e cattivo per definizione perché apparteneva ad un patto. E questo è finito, si nuota in mare aperto, esistono dei partners, esistono dei competitors. Quello che distingue un alleato da un partner è che con l'alleato hai comunanza di valori, non sempre comunanza di interessi; con un partner hai spesso comunanza di interessi, ma non hai o puoi non avere una comunanza di valori. Ma diciamo, l'idea è che se tu non ti crei una coalizione, dei compagni di strada, difficilmente potrai perseguire il risultato che ti prefiggi con il tuo negoziato, e difficilmente potrai, come dire, permetterti anche delle digressioni. Finché eri buono per definizione, perché appartenevi ad un'alleanza e non ad un patto, ti potevi permettere anche di fare delle digressioni. Ma nel momento in cui così non è più, a questo punto tu devi scegliere accuratamente con chi ti accompagna. Una terza indicazione è, messa giù brutalmente, quello che chiamerei il potenziale di ricatto. Potenziale di ricatto è che tu all'interno di un negoziato devi contare.
Nel senso che puoi contare se sei parte della soluzione, ed è evidentemente il modo migliore di contare, puoi contare se sei parte del problema, e che se quindi sei steso sul lettino intorno al quale si affannano tanti chirurghi. In entrambi i casi tu conti, ovviamente, ripeto, è meglio contare essendo parte del problema, della soluzione del problema, che non come parte diciamo dell'essere il problema, diciamo così. Ciò non di meno è sempre meglio che essere irrilevanti in un negoziato, perché se tu sei irrilevante nel negoziato, a quel punto non riesci a difendere i tuoi interessi nazionali. E uno dei modi attraverso i quali si è irrilevanti in un negoziato è se in quel negoziato si cerca di essere amici di tutti, nel senso che nel momento in cui tu non scegli, nel momento in cui tu non ti dai dei criteri che non possono essere quelli del perseguimento illimitato del tuo interesse, ma non possono neanche essere quelli dell'accomodamento senza limiti dell'interesse degli altri, beh, a quel punto evidentemente, se non ti dai dei criteri, sei irrilevante, quindi non persegui proprio il tuo interesse nazionale. Una quarta indicazione è il potere di trasformazione, cioè per potere di trasformazione intendiamo evidentemente quella capacità di mettere a sistema tutti gli asset di cui si dispone, diciamo così. Da questo punto di vista è abbastanza emblematico il quadro dei rapporti che tradizionalmente l'Italia ha avuto con l'Unione Europea. È soltanto abbastanza di recente che si è arrivati alla conclusione, ci si è, diciamo, svegliati comprendendo che non è possibile fare affidamento su un'integrazione sempre crescente dell'Europa, perché si dissolva attraverso l'Europa federale quelle che sono le manchevolezze del quadro decisionale nazionale. Questo per molti anni in qualche modo è stato diciamo un'opinione molto diffusa, che necessariamente diciamo l'interesse nazionale italiano fosse soddisfatto per il semplice fatto di appartenere. Allora, il semplice fatto di appartenere evidentemente non basta, perché bisogna appartenere, ma bisogna anche all'interno di questa appartenenza fare largo al perseguimento dei propri interessi, che non coincidono evidentemente con lo smantellamento dell'Europa, perché lo smantellamento dell'Europa metterebbe il paese in una situazione di solitudine sulla scena internazionale che nessun paese che non sia una superpotenza si può permettere. Ma sicuramente l'idea di essere in Europa perseguendo il proprio interesse, di avvalersi della capacità di manovra, della capacità di urto che l'Europa ha, molto superiore a quella dei singoli stati, sicuramente l'idea di usare da questo punto di vista il nostro potere di trasformazione mettendo a sistema gli asset di cui disponiamo è, credo, un modo diciamo efficace di perseguire i nostri interessi. Cito due dossier classici che in qualche modo in questi anni si sono succeduti da questo punto di vista, uno essendo quello della crescita e l'altro essendo quello dei movimenti migratori. È chiaro che qui non si può affermare, diciamo, in qualche modo in assoluto il nostro interesse a scapito di quelli di tutti gli altri, però cercando di far utilmente pesare quello che l'Italia per dimensioni rappresenta all'interno dell'Unione Europea e quindi la difficoltà per l'Unione di fare a meno dell'Italia, cercando di mettere a sistema questo, si possono ottenere dei risultati anche concreti. Complice la pandemia, ad esempio, abbiamo visto
come questi aspetti si sono andati sviluppando in maniera impensabile fino a solo qualche tempo fa, e con un vero e proprio mutamento di atteggiamento dell'Unione Europea, che è passata dal richiedere, dal continuare a chiedere soltanto i compiti a casa, all'accomunare alla richiesta di compiti a casa anche una maggiore sensibilità sui temi della crescita e dello sviluppo. La regola numero 5, l'indicazione numero 5 è che tutto quanto detto in precedenza deve essere ricompreso all'interno di una realistica sintesi politica, nel senso che in ciascun negoziato il dare e l'avere sono dei concetti che vanno combinati insieme, e non casualmente si dice che un buon accordo è la risultante di un ricatto complesso, essendo un ricatto fatto, nutrito, dei ricatti portati da tutti i partecipanti al negoziato, ed essendo la sintesi politica il risultato che un governo ritiene sostenibile, intanto sul fronte interno, come dicevo, ma poi anche come affermazione della propria soggettività e della propria presenza sul fronte internazionale. E non sempre realisticamente si può vincere, talvolta però è molto importante almeno porre il problema con autorevolezza, porre il problema in maniera credibile, diciamo così. E qui arrivo al, avvicinandosi anche alla scadenza dei miei 20 minuti, arrivo anche alla regola numero 6, all'indicazione numero 6, che è la sostenibilità. E cioè, l'azione negoziale per essere efficace deve essere sostenuta, sostenibile e sostenuta, cioè non basta che io sappia dove voglio andare, ma va anche saputo come ci devo andare, come ci posso andare. Quindi un'azione negoziale non è mai puntiforme, non è mai fatta di eventi, è fatta di un susseguirsi di comportamenti che alla fine possono portare all'evento positivo, meno negativo, ma è una modalità permanente di comportamento, di atteggiamento che coinvolge nel caso specifico il governo e le appendici dell'amministrazione pubblica a ciò dedicate, ma non è che faccia eccezione il negoziato che si fa all'interno di una grande azienda o da parte di una o per conto di una grande azienda piuttosto che per conto di una grande organizzazione non governativa e quant'altro. La regola numero 7, l'indicazione numero 7 ha a che fare con l'imballaggio, e cioè con la comunicazione, nel senso che diciamo che è impossibile evidentemente impacchettare un vuoto, nel senso che c'è bisogno che l'attività negoziale abbia prodotto un risultato, ma poi c'è anche bisogno che questo risultato venga comunicato e presentato nel modo più favorevole possibile. Questo è ancora più importante oggi, dove evidentemente tutto succede contemporaneamente e ovunque, e è molto importante anche dal punto di vista, come dire, di talvolta di integrare quello che non sempre la sostanza offre anche con una dose di presentazione. Un consiglio abbastanza saggio da questo punto di vista è costituito da una bella definizione di diplomazia che mi è capitato ad un certo punto, in cui mi è capitato di imbattermi, e la definizione è che la diplomazia è l'arte di ottenere qualche cosa come se la si stesse concedendo. Ecco, questo è relativo alla sostanza, ma ha anche un appendice non niente male dal punto di vista della comunicazione e della presentazione. E infine, e mi taccio, la nostra indicazione numero 8, che è l'onestà intellettuale. Cioè, le bugie hanno le gambe corte, nel senso che all'interno di qualsiasi negoziato non si può pensare di scientificamente mentire o millantare, nel senso che questo non esiste, può essere parte di una tattica negoziale, ma raramente una tattica negoziale basata su questo o solo su questo
è una tattica negoziale che ha successo, e a quel punto il rischio è proprio quello che noi vorremmo evitare, e cioè l'irrilevanza all'interno di un negoziato. Non negozi bene, non fai il tuo interesse, tantomeno quello del tuo paese. Grazie. Grazie ambasciatore, e adesso partiamo con un primo giro di domande. Se preferisce una alla volta, un paio? Ah, forse accumuliamone un po'. Intanto partiamo da Mario Pressutti, che ha chiesto di intervenire. Sì, buonasera ambasciatore, buonasera a tutti. La mia domanda era questo: quanto in un negoziato l'elemento del soft power, cosiddetto soft power, incide? Anche perché sembrerebbe che nell'ultimo periodo non siamo riusciti a far valere quello che sarebbe il nostro soft power. Quindi volevo capire se è sopravvalutato o se invece è un po' una nostra negligenza. Grazie. Ci sono altre domande? Qualcuno che vuole prendere la parola? Non ho visto nella chat interna. Se qualcuno... Se no, altrimenti chiedo io una cosa. Volevo chiedere, nella sua esperienza in Fincantieri, Fincantieri è un'eccellenza italiana conosciuta in tutto il mondo, la componente della negoziazione, quanto sta pesando nella espansione e nel portare a casa commesse rilevanti? Ma intanto per quanto riguarda il soft power, evidentemente il soft power noi lo abbiamo e cerchiamo di impiegarlo come arma negoziale. Abbiamo diciamo la vicenda recente del negoziato sul recovery plan, è stato un modo, devo dire, piuttosto di successo di impiegare anche il soft power. Certo, di per sé in un negoziato il soft power non basta, nel senso che poi bisogna anche essere sufficientemente immaginifici per contribuire alla soluzione, essere sufficientemente credibili per dare affidamento sul fatto che poi quello che viene negoziato ci si dà seguito, e avere anche sfruttare, diciamo, le proprie alleanze per accrescere il peso che diciamo individualmente e un singolo paese, pur dotato di soft power, non riesce particolarmente ad avere. Detto questo, sicuramente per molti anni l'Italia ha contato sulla scena internazionale, anche perché, e io sono del parere che questo ancora sussista, forse in maniera attenuata, ma ancora sussiste, perché la domanda di Italia è sempre stata piuttosto rilevante, e non è stata solo una domanda basata sulla significato più classico di soft power, che è quello della way of life, cioè del nostro modo di essere, della nostra arte, della nostra cultura, ma anche un soft power basato sul fatto di essere portatori di una politica estera meno assertiva di alcuni nostri alleati, ma anche meno timida di altri, di essere una potenza non facilmente sospettabile, di avere interessi, come dire, storici precostituiti, dall'avere dalla sua una tradizione forte di peacekeeping nelle situazioni post-conflitto, fatte attraverso truppe speciali, attraverso i nostri carabinieri che hanno, e attraverso i nostri comandanti militari che hanno sempre dato un'eccellente prova di sé, fatta anche da funzionari internazionali in posizioni apicali che non sono stati tradizionalmente moltissimi, forse meno di quelli che ci meritavamo, ma che hanno sempre fornito delle performance di tutto rilievo. Quindi soft power sì, ma non si può investire solo nel soft power, bisogna investire soprattutto nella sostenibilità dell'azione negoziale, come dicevo prima. Per quanto riguarda il negoziato all'interno di un'azienda, beh, certamente le grandi aziende non fanno eccezione, nel senso che
l'idea di, come dire, il deal è un deal, che poi si implichi degli interessi statali o aziendali, talvolta poi le due cose vanno insieme, evidentemente, chiaramente si basa su di una forte componente negoziale. Forse, ecco, la differenza è dove si colloca il compromesso, nel senso che se negozi per il governo, se negozi per lo Stato, hai da tenere presente contemporaneamente una gamma di variabili, di interessi, di valori che è maggiore, più ampia rispetto al semplice interesse aziendale. Quindi il negoziato aziendale può essere più rough, più, non userei la parola brutale, ma insomma sicuramente più immediato, deve tenere forse conto di meno cose e di cose più di bilancio, più di sostenibilità aziendale. Un negoziato governativo ha una gamma molto più ricca di aspetti di cui tenere conto. Allora, ho altre due domande, una fatta da Nicola Boscolo Pecchie. Una negoziazione perfetta può avere il pericolo di essere troppo al ribasso, togliendo l'anima ai negoziatori? Mentre Luca chiede, vorrei sapere dall'ambasciatore cosa ne pensa dei rapporti diplomatici con la Turchia. Allora, per quanto riguarda il risultato troppo al ribasso, no, nel senso che non è un buon negoziato. Certo, uno bisogna anche tenere conto delle condizioni di partenza, no? Nel senso che se uno si trova, si è messo nella condizione, mettiamola in questo modo, di dover fare una rincorsa e una strada in salita, evidentemente considererà un buon risultato anche solo quello di arrivare penultimo, perché poteva andare peggio, ma diciamo che non è questo che dovrebbe essere l'obiettivo negoziale. Bisogna valutare attentamente la propria mano per evitare di correre il rischio a priori, diciamo, mentre uno si accinge a negoziare. E all'interno del negoziato, certo che bisogna essere, come dire, pronti al compromesso, ma evitare un compromesso indifendibile che poi, insomma, porti a non fare, perché poi di fatto questo è il vero punto, a non tutelare a sufficienza l'interesse nazionale. Guardate, questa questione dell'interesse nazionale è dirimente qua, nel senso che, come dicevo prima, è un atto di sintesi, il perseguimento dell'interesse nazionale, l'interesse nazionale in quanto tale, gli interessi nazionali sono degli atti di sintesi che inglobano varie esigenze, varie componenti, vari interessi, vari valori, e il titolare a fare l'opera di sintesi è il governo, nel senso che al di là di qualsiasi cosa, l'interesse nazionale è un concetto politico. E come dicevo prima, la qualità di questo, della sintesi che i governi che sono titolati a farla fanno, finiscono per fare, viene poi giudicata dai parlamenti e in ultima analisi dagli elettori attraverso le elezioni. Qui poi si apre tutto un lungo discorso che, evidentemente, se chiedete a me, che sono, ho un passato, diciamo, di operatore sensibile alle relazioni internazionali, beh, trovo che questa dimensione internazionale non sia tradizionalmente particolarmente tenuta in conto, forse perché si ha la percezione che la dimensione di politica estera non sia immediatamente traducibile e necessariamente traducibile in consenso elettorale, forse perché gli elettori non danno sufficientemente, non sono sufficientemente esigenti nei confronti delle forze politiche e dei governi da questo punto di vista. Sicuramente manca in Italia, non solo in Italia, ma insomma io parlo per il mio paese, una consapevolezza matura di quello che, quanto sta fuori dai confini nazionali, incide sulla nostra sicurezza e quindi sulla possibilità materiale di tornare a casa la sera
e mettere la chiave nella toppa senza essere aggrediti o senza trovare la casa svuotata, e quanto vale e quanto importa perché i denari che hai in tasca non ti si svalutino e mantengano un potere d'acquisto all'altezza di quello che ti aspetti e soprattutto di quello che vuoi trasmettere ai tuoi figli. Ecco, su questo io in un consesso come questo mi permetterei di attirare l'attenzione e di invitare a riflettere. Per quanto riguarda la Turchia, ma la Turchia effettivamente ha diciamo persegue quello che percepisce come essere il suo interesse. Noi abbiamo un signore che si chiama Erdogan, che è alla testa di una, appunto, dicevo prima, democrazia aperta virgolette, guidata chiusa virgolette. È un signore che ha un'impostazione politica che si vuole tutore dell'Islam politico, che si vuole in qualche modo desideroso di proiettare una, un ruolo, una potenza su quel perimetro che va dal Vicino Oriente al Mediterraneo orientale, l'ambisce alla Libia e quant'altro. È un signore che si trova a avere a che fare con una situazione economica interna non brillante. Si trova quindi a rischio di perdere l'appoggio di quell'imprenditoria anatolica che da sempre è all'origine e fonte del maggiore del suo consenso, e che quindi comprensibilmente dal suo punto di vista aspettiamoci che continui a voler compensare diciamo le manchevolezze interne aggravate da una risposta alla pandemia che insomma non è stata brillantissima, con delle operazioni di diversione sul fronte esterno, di proiezione di potenza sul fronte esterno. Quindi è una fenomenologia complessa che può trovare potenzialmente due diciamo mitigazioni, due limiti. Una è l'avvicendamento della presidenza americana. Non è un mistero che il presidente Trump perdonava molto Erdogan e frenava la propria amministrazione dal prendere nei confronti della Turchia degli atteggiamenti più duri. E l'altra si collega a quanto dicevo prima, è la necessità che ha Erdogan di investimenti esteri. Questi due elementi potrebbero in qualche modo mitigare, almeno in questa fase iniziale della presidenza Biden, un avventurismo più marcato. Ma a medio-lungo termine non mi farei troppe illusioni sul fatto che si placchi proprio in ragione dei discorsi che andavo facendo prima. È chiaro che ci vuole da questo punto di vista un supplemento di solidarietà occidentale, ci vuole una NATO funzionante di fronte a un conflitto nel quale di fatto non è entrata, con il presidente Trump, fra due suoi membri, la Grecia e la Turchia. Vediamo cosa succederà con questa presidenza, ma sicuramente ci serve un contesto multilaterale rafforzato, una NATO funzionante, ci serve un supplemento di solidarietà europea, diciamo così, che non mi sembra particolarmente avanzata neppure sul dossier turco. Grazie ambasciatore. Allora, altre due domande. Giacomo Pasqualetto le chiede, durante la sua carriera diplomatica, quali sono state le figure di diplomazia che ha avuto modo di incontrare e che sono state esempio di negoziazioni fatte come lei ha creato in questo decalogo, anzi in queste 8 regole che ci ha esposto prima. Seconda domanda è fatta da Antonino Sciortino, chiede: la negoziazione bilaterale e multilaterale, pregi e difetti al fine di raggiungimento degli interessi nazionali. Quindi quali sono le differenze?
Dunque, diciamo che tre figure rilevanti, devo dire anche dal punto di vista della mia formazione che citerei, sono tre ambasciatori, l'ambasciatore Walter Gardini, l'ambasciatore Bruno Bottai e l'ambasciatore Umberto Vattani. Per quanto riguarda l'ambasciatore Gardini, io ho fruito per un periodo relativamente breve della sua esperienza, essendomi trovato nella sua segreteria quando era direttore generale degli affari politici e quindi, come dire, con il meglio della sua carriera di negoziatore già alle spalle, ma con un'esperienza che non esitava a travasare. E il suo successo negoziale è stato quello di ristabilire i rapporti diplomatici fra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, che fu un negoziato non semplice, non facile, che poi evidentemente comportava la fine delle relazioni diplomatiche con Taiwan per evidentissime ragioni a tutti, e quindi insomma diciamo il tessitore di un negoziato bilaterale classico in cui si riconosceva ma senza concedere troppo, ecco, così. Ambasciatore Bottai, lo ricordo, forse qualcuno ricorderà che l'Italia negoziò un patto di garanzia con Malta. Questo succedeva negli anni Ottanta, nei primi anni Ottanta. Malta, isola non ancora membro dell'Unione Europea, al centro del Mediterraneo, non ancora snodo delle migrazioni, ma snodo di un importante, importante circolazione di flotte, per così dire, flotte americane, flotte sovietiche, e quindi in qualche modo asse su cui si reggeva un equilibrio, di contrapposizione del terrore, tra virgolette, che in quel momento esisteva anche nel Mediterraneo. Mi ricordo l'ambasciatore Bottai che in un contesto non soltanto bilaterale, ma anche multilaterale, perché poi questo accordo comportava non solo la garanzia italiana a Malta, ma anche un'intesa con i francesi e con i tedeschi, negoziò proprio impiegando le due premesse e le otto indicazioni di cui parlavo prima. E l'ambasciatore Vattani, con il quale ho lavorato piuttosto a lungo, che mi ricordo bene negoziare nella presidenza italiana del 1990, nel secondo semestre, parlo della preistoria, negoziare i due mandati negoziali che avrebbero poi portato all'Unione Economica e Monetaria e all'Unione Politica dell'Unione Europea, all'Unione Politica con tutto quanto all'epoca non esisteva e che poi esistette, quindi la politica estera di sicurezza comune e quant'altro, mentre invece l'Unione Monetaria era una conferenza, bisognava negoziare il mandato della conferenza intergovernativa che poi avrebbe portato all'UEM e così via e così via. Quindi mi ricordo che giravamo assieme all'ambasciatore Vattani le capitali europee per arrivare poi alla definizione di questi testi, di questo mandato, e l'impresa a tal punto era difficile che ci trovavamo regolarmente con il Regno Unito, che però si portava dietro una serie di paesi che impediva qualsiasi progresso verso maggiore integrazione in quel settore, fino al punto poi non esitare di far scrivere un footnote, una nota a piedi pagina dell'accordo di tutti gli altri dal quale il Regno Unito si dissociava. Pochi anni dopo ci sarebbe stato Milano e ci sarebbe state le dimissioni poco tempo dopo, e qui siamo nel 90, nella seconda parte del 90, e poco tempo dopo si arrivava alle dimissioni di Margaret Thatcher, che invece del 90 era stata autrice di quel footnote, autrice di quella nota a piedi pagina. Negoziato bilaterale e multilaterale, ma
Il negoziato bilaterale è evidentemente più diretto, come dire, un negoziato che non implica troppo manovre di corridoio, diciamo così, e implica forse meno la necessità di fare ricorso al potere di coalizione, perché è un negoziato one on one, mentre invece il negoziato multilaterale è un negoziato che presuppone un po' come tenere per aria contemporaneamente tre birilli, no? Nel senso che presuppone una ricerca di solidarietà, di coalizioni, di volta in volta di lavoro con questo partner, quest'altro partner, per cercare di superare le difficoltà poste da un partner terzo e così via. Quindi in realtà sono due negoziati che tendono allo stesso obiettivo, cioè massimizzare i profitti e minimizzare le perdite. Sono diversi i contesti nei quali si svolgono, entrambi però hanno anche necessità di tenere conto molto del fronte interno, perché poi se negozi della roba che non è accettabile ai tuoi, insomma, a volte fai la fine della taccia. Insomma. Grazie. Adesso ho chiesto di fare una domanda a Umberto Amato. Se c'è in linea. Ambasciatore Massolo, vorrei fare questa domanda, anzi due per la verità. I dazi nella politica del negoziato e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, se è in crisi o no, sempre dal punto di vista della lezione di Erno, ovvero il negoziato. Ho capito bene la prima domanda sui negoziati commerciali, sui dazi? Sì, sui dazi, sui dazi. Ma dunque, beh, i dazi sono evidentemente una modalità tipica da negoziato commerciale, no? Evidentemente. Quindi l'idea di usarli a titolo difensivo, l'idea di usarli come concessioni e così via, a seconda della necessità. Diciamo che nel passato recente, ancora adesso, c'è stata una, quello che definirei una weaponizzazione, cioè un uso dei dazi come arma in qualche modo, no? Nel senso che, e questo sicuramente non ha favorito il libero commercio, ma ha favorito invece quella tendenza al ridimensionamento dei flussi commerciali, all'accorciamento delle catene del valore e così via. E c'è indubbiamente un problema di fondo qua, che è il problema delle regole commerciali condivise. C'è un'Organizzazione Mondiale del Commercio che ha assoluto bisogno di essere rivista, rimessa in condizioni di funzionare. Quindi da questo punto di vista, soprattutto dei paesi come quelli europei, ma segnatamente il nostro, che come si diceva una volta importa semilavorati, esporta prodotti finiti e quindi ha tutto l'interesse o viceversa, esporta componenti su altri mercati, ha tutto l'interesse a che esista un sistema di regole che consenta il libero fluire e si eviti di usare i dazi come arma, quindi prescindendo da logiche commerciali e da logiche economiche. Per quanto riguarda le Nazioni Unite, diciamo che non è un mistero per nessuno che il multilateralismo, perlomeno così come noi lo avevamo interpretato, è in crisi. Andrà riformulato, andrà rivisto, non si può ripartire come se niente fosse. Non è solo Trump, era in crisi già prima, casomai Trump ha creato ulteriori problemi, ma insomma era in crisi pure prima. Sono in crisi le Nazioni Unite perché oggettivamente non vengono più percepite necessariamente con i loro metodi come una soluzione viabile o pratica o efficace per risolvere i conflitti e i problemi internazionali. E devo dire che
per noi è un danno per i paesi europei, un danno per l'Italia, nel senso che evidentemente un sistema multilaterale efficiente è un sistema all'interno del quale diciamo la nostra capacità di perseguire gli interessi nazionali a condizione di farlo con consapevolezza evidentemente e non acriticamente indubbiamente aumenta. Ci sono anche due domande di politica interna, ovviamente vista la situazione che stiamo vivendo. Una fatta da Nicola Portacci che le chiede quanto la crisi che il nostro governo sta vivendo oggi ci può pesa all'interno del contesto europeo, mentre Francesco Zucconi ci chiede nella qualità della sintesi relativa all'interesse nazionale quanto ha pesato e pesano le contrapposizioni estreme che attraversano la nostra politica. Prego. Allora, per quanto riguarda la crisi e il nostro peso in Europa, ma evidentemente diciamo l'Unione Europea in quanto tale, i nostri partners, proprio perché il legame che si è venuto a creare tra i paesi membri dell'Unione Europea è tale che lo paragonerei diciamo agli anelli di un bracciale, evidentemente di una collana, nel momento in cui uno si rompe, poi l'intera collana perde pezzi e soprattutto un paese così qualificante per le politiche europee, per la sussistenza stessa dell'Unione Europea, così come noi la conosciamo, come l'Italia, l'idea che perda colpi, l'idea che si trovi in una situazione di relativa debolezza, tutte le crisi portano, hanno una loro componente, aumentano le debolezze di chi le attraversa, evidentemente non può che suscitare un motivo di interesse, un motivo di attenzione, diciamo così. Vi è un piano molto ambizioso che è il Recovery Plan, il cui negoziato è stato molto complicato, c'è un ingente ammontare di risorse, evidentemente l'Europa intera ha desiderio che questo meccanismo si metta in movimento in modo corretto. Ogni ritardo da questo punto di vista è visto con apprensione. A volte si dice l'Europa tiene alla stabilità italiana. Sì, l'Europa tiene alla stabilità italiana come tiene alla stabilità e all'efficienza decisionale di tutti i paesi, ma la stabilità da sola non basta, ci vuole anche contenuto nell'attività di governo, ci vuole anche conseguenzialità nell'attività di governo. Tu puoi essere stabile e immobile, ma puoi essere anche stabile dal punto di vista del tuo governo, dal punto di vista delle tue istituzioni, ma poi ci si aspetta che si faccia leva su questa stabilità per agire. Ecco, questo credo che sia il vero punto. E per quanto riguarda le contrapposizioni nazionali e la sintesi, ma certo, più polarizzato è il clima all'interno di un paese, tanto più complicato è fare delle sintesi efficaci, no? Evidentemente ne sa qualche cosa Joe Biden, il quale si troverà fra due giorni a essere il presidente di un paese profondamente diviso, dove si stenta veramente a trovare questa sintesi. Io non mi sarei mai immaginato di dover annoverare la situazione degli Stati Uniti fra gli elementi di perturbazione, di rischio potenziale per il sistema delle relazioni internazionali, perché la scossa di Washington è una scossa che si ripercuote come il sasso in uno stagno ad onde progressive su tutto il sistema delle relazioni internazionali. Quindi ecco, l'eccesso di contrapposizione provoca sicuramente una accresciuta difficoltà di sintesi e richiede
da parte di chi è incaricato di fare la sintesi, autorevolezza, credibilità e capacità di dire e di spiegare le proprie ragioni all'opinione. E farei le ultime due domande perché poi lascerei al Presidente Urso la chiusura. Allora, Federico Laudazzi le chiede, nel processo di costituzione di gruppi industriali europei, troppo spesso le aziende italiane risultano prede, quali potrebbero essere le leve che l'Italia può attivare per invertire questa tendenza? Mentre Giuseppe Canzone le chiede, quali sono gli elementi con i quali impostare il negoziato tra stati, grandi multinazionali e grandi corporation? Per quanto riguarda i grandi gruppi industriali europei, la risposta è essere bravi, no? Nel senso che nel momento in cui hai un'azienda performante, tendi a farti valere tu sul mercato e a non diventare oggetto di conquista. Quindi la prima cosa direi è essenzialmente questa. È molto endogeno il sistema delle imprese, è molto endogeno a chi fa l'imprenditore e decide di rischiare, diciamo. La parola rischio è una parola che via via è un po' caduta in disuso, diciamo così. Il secondo elemento è evidentemente lo Stato, e cioè l'autorevolezza dello Stato è direttamente proporzionale alla capacità dei sistemi di farsi valere nei contesti internazionali. E la terza è la legislazione, e dunque quello che va sotto il nome di Golden Power, ma non è solo Golden Power, è un po' tutto. E qui si possono avere delle bellissime legislazioni, si può dire in lungo e in largo a tutto il mondo che si possiede una bellissima legislazione, poi però bisogna usarla, nel momento opportuno bisogna prendere le decisioni conseguenti, altrimenti le norme restano un po' e lasciano il tempo che trovano. Big Tech, ma qui immagino che ci si riferisse a questo, nel senso dei rapporti fra stati e grandi imprese. È un problema molto grosso, un problema non definito, e ad un tempo un problema politico, cioè come affrontarlo. Chi silenzia la voce di uno su Facebook? Ci vogliono delle regole? È un imprenditore privato? In fondo ho letto un commento che mi ha fatto sorridere, ma che è molto vero, cioè hanno provato in tanti a silenziare Trump, chi ci è riuscito sono due miliardari californiani, no? Oggettivamente è vero, cioè, i padroni di Facebook e di Google sono riusciti là dove molti altri avevano provato e fallito. Quindi non c'è in questo momento una soluzione, nel senso che, come spesso accade, la politica e la legislazione sono in ritardo rispetto ai fatti, rispetto all'affermarsi di uno strapotere. L'idea però che ci si sia resi conto che è uno strapotere già di per sé una operazione di consapevolezza molto importante. Allo stato attuale abbiamo una superpotenza che sono gli Stati Uniti, che tutto sommato si affida ai privati e evita di entrare a gamba tesa, ma a seguito degli eventi sempre più si pone il problema se invece non sia opportuno farlo, e abbiamo una grande potenza regolamentare che è l'Europa, che finora si è in qualche modo affidata alle regole, ma si pone adesso il problema, grazie alla realtà alla quale stiamo assistendo, se affidarsi solo alle regole sia sufficiente o se non ci voglia invece una dose di politica. Quindi work in progress. Grazie ambasciatore, a nome mio e a nome di tutti i partecipanti la ringrazio di questa meravigliosa lezione. Penso che noi tutti ci siamo segnati bene le 8 regole, che le utilizzeremo a ognuno ai propri livelli. Lascio la parola al Presidente Urso. Sono innanzitutto per ringraziare Gian Piero Massolo, che è un amico
oltre che una personalità così significativa, oggi alla guida di una grande impresa italiana, Fincantieri. A questo probabilmente alludeva lo stesso ambasciatore Massolo poco fa, quando parlava di un'azienda che poteva dare, come dire, una performance positiva in Europa, e attendiamo la fine di un negoziato, perché stiamo attendendo la fine di un negoziato tra Fincantieri e la Commissione Europea in merito alla, all'accordo commerciale, alla fusione con i cantieri francesi. Ormai sono passati 3 anni, se non sbaglio, da quando quell'accordo fu sottoscritto, e anche quell'accordo sottoscritto ci dice come si fa un negoziato. Fincantieri aveva fatto un negoziato sicuramente vincente, ma poi intervenne l'allora appena eletto presidente francese Macron, che impose la rilettura del negoziato su altre basi. Quindi lo Stato intervenne in maniera preponderante, lo Stato francese, come sempre, sa intervenire. Gian Piero è quindi una personalità che ha letto il negoziato in questa ultima sua veste come presidente di Fincantieri, di una grande impresa italiana, anzi di un campione europeo e internazionale, uno dei pochi che ancora restano in campo, ma ha portato la sua esperienza anche come ambasciatore. Lo citava prima Matteo Gelmetti, che ringrazio per aver saputo coordinare alla perfezione questa splendida lezione. Beh, iniziata la sua attività diplomatica quando altri erano gli attori mondiali ed altri erano le questioni. Pensiamo semplicemente alla Polonia di Solidarnosc e alla guerra fredda di allora. Ebbene, poi ha unito questa esperienza a quella dell'intelligence, e quindi abbiamo 3 esperienze in una, che tutte servono a fare il negoziato, cioè l'esperienza del diplomatico, dello Stato, e l'Italia ha una lunga diplomazia, una grande capacità diplomatica, anche per la sua natura come nazione, con l'esperienza dell'intelligence, e l'Italia è una delle intelligence migliori del mondo, anche perché ha dovuto fronteggiare per oltre 30 anni 2 emergenze, quella della criminalità mafiosa, che indubbiamente ha colpito l'Italia più che altrove, e quella del terrorismo, che ha colpito in Italia più a lungo che altrove. Ebbene, l'intelligence insieme alla diplomazia italiana, io credo che siano 2 elementi di forza del nostro sistema paese. Le imprese purtroppo non è così più altrettanto, ma altrettanto, ancorché Fincantieri sia un punto di lustro. Ebbene, questo gli permette, e noi l'abbiamo ascoltato e lo ringrazio, di averci fatto capire come l'Italia in realtà più di altre nazioni, perché nella sua storia, nella sua natura, lo è stata altre volte, deve partecipare al negoziato, deve sapere però come partecipa ai negoziati. Noi nel negoziato, quando sappiamo qual è il nostro obiettivo strategico, sappiamo farci valere. Oggi siamo sbandati, siamo fuori, non abbiamo un obiettivo strategico, e per questo probabilmente abbiamo perso verve nel negoziato europeo. Oggi l'Europa è franco-tedesca, indubbiamente, non è certamente al passo con i tempi che noi volevamo, ma possiamo ancora rientrare in gioco. E nel contempo, nel negoziato, sicuramente nel Mediterraneo e in quello euroatlantico, l'Italia può dire la sua. Lezione sicuramente importante, che segue quella della scorsa settimana, che si è conclusa con Giulio Tremonti sulla globalizzazione. Che cosa cambia con la neoglobalizzazione, con il risorgere dell'identità? Certamente una maggiore capacità negoziale. E con la lezione successiva di giovedì prossimo di Guido Crosetto sull'impresa. Ecco, io credo che in queste 3 lezioni, globalizzazione, negoziato e l'impresa, impresa anche come Impresa Italia, ci sia molto delle nostre lezioni che stiamo facendo sull'interesse nazionale. Su quale oggi l'interesse nazionale per l'Italia, per poter tornare ad essere protagonista nel Mediterraneo, in Europa e di conseguenza nel mondo, nel Mediterraneo, non lo dico a caso, in Europa, perché senza il Mediterraneo e senza noi protagonisti del Mediterraneo non abbiamo voce in Europa, e senza l'Europa non ne avremo voce ovviamente nel mondo. 3 coordinate, 3 direttrici, 3 parole che ci possono aiutare nel formare quello che noi cerchiamo di fare, una nuova classe dirigente più consapevole. Grazie a tutti di aver partecipato anche oggi con assiduità, a Gian Piero per la splendida lezione, a Matteo, e oggi devo ringraziare anche, lo faccio una volta tanto, non lo faccio mai, Ludovica e Sabina per la regia di questa lezione. Grazie. Grazie. A tutti. Grazie.
Grazie di nuovo, buona serata. Buonasera, grazie. Buona serata. Grazie, grazie a tutti. Buona lezione, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, arrivederci. Buonasera. Grazie a tutti, buonasera, grazie. Bene, arrivederci. Buona serata.